Restiamo in tema, ci spostiamo a Mottola, in provincia di Taranto, per affrontare la questione dell'edilizia popolare per le giovani coppie. Salvatore Catapano. Elevato costo degli alloggi, anche i piccoli comuni avvertono una emergenza abitativa incombente. Basti pensare che nel piccolo centro di Mottola, in provincia di Taranto, una casa può arrivare a costare per 90 metri quadri anche 300.000 euro. E per evitare la migrazione di giovani coppie verso comuni limitrofi, il comune di Mottola ha deciso di affidare a cooperative ed imprese private la costruzione di 180 appartamenti attraverso un bando in zona 167, appartamenti di edilizia popolare che saranno appunto venduti a prezzi competitivi. Come vi siete accorti che era necessario intensificare la edificabilità dei terreni? Noi abbiamo verificato in questi anni che i prezzi delle case erano molto alti, erano diventati quasi inaccessibili, soprattutto alle giovani coppie. Poi abbiamo riscontrato anche che c'era una migrazione delle giovani famiglie verso i paesi limitrofi, dove i prezzi delle case erano molto più accessibili. Ecco, per questa ragione, attraverso questo studio comparativo, ci siamo determinati sulla necessità appunto di fare una politica di edilizia economica e popolare, cioè di consentire anche alle fasce un po' più deboli della popolazione di accedere al diritto alla casa. Dunque queste imprese cooperative avranno presto i suoli, apriranno i cantieri, costruiranno case, ma chi garantirà alle giovani coppie che i mutui saranno accessibili? Noi abbiamo fatto un bando che è scaduto il 23 luglio, come ha detto lei, ultimo scorso, e allora ci sono tutte le condizioni perché lì le case debbano essere vendute, soprattutto a determinati soggetti che hanno i requisiti che la legge prevede, quindi non bisogna inventarsi nulla, quindi il reddito, il numero dei componenti del nucleo familiare, e il comune sorveglierà e garantirà che gli imprenditori o le cooperative che andranno a realizzare andranno a vendere le case ai soggetti che ne hanno ovviamente il diritto. Quindi certamente noi avremo prezzi quasi ridotti più della metà rispetto ad oggi. E vi dimostriamo come noi vogliamo veramente risolverlo il problema della casa. Questa sera l'ho annunciato ufficialmente giù al quartiere del Sacro Cuore, ex 167, ve lo voglio ridire anche a voi. In questi giorni, entro giovedì e venerdì di questa settimana, saranno pubblicati i bandi per l'assegnazione delle aree nella zona ex 167 che a me piace chiamare il Sacro Cuore, all'interno della quale saranno realizzati circa 180 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, aree che saranno assegnate a cooperative, imprese, privati che ne hanno il diritto, e abbiamo stimato nel bando ci sarà scritto che quegli appartamenti, casa, garage e cantina costeranno per 100 metri quadri di abitazione 120.000 euro di costo. Questo significa fare solidarietà, questo significa guardare al sociale, questo significa risolvere il problema della casa. Si prevede anche da un bando per l'assegnazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, che io vi dissi che il venerdì sarebbe stato approvato. Ebbene, lì c'è il manifesto, noi siamo uomini d'onore! E non è speculazione elettorale, nella maniera più assoluta. Ognuno di noi, come amministratore, aveva la necessità di programmare per tempo, di realizzare gli atti, di metterli in pratica. Oggi ci siamo riusciti, quello è un punto di partenza. 180 appartamenti nella zona Sacro Cuore, attualmente dove c'è l'attuale centro commerciale DOC, perché sappiate che io dall'altro giorno non voglio più dare un numero a quella zona, perché quella zona è stata riqualificata, era una periferia abbandonata, oggi quella zona è uno dei quartieri più belli della nostra città. La gente che vi abita in quelle zone è sempre stata considerata gente di serie B, a torto, è gente che ha dignità come tutti quanti noi, sono cittadini che hanno gli stessi diritti, sono cittadini che hanno le stesse speranze, sono cittadini che hanno le stesse aspettative e noi abbiamo dato loro completa attuazione alle loro speranze. Questi siamo! A Mottola c'è stato il panino più lungo del mondo, c'è stata la focaccia più grande del mondo. Però io vi dico che al di là delle enfasi e delle parole, sono certo che invece i cittadini mottolesi hanno un buon senso. Sono certo che i cittadini mottolesi come Sergio sono persone di grande responsabilità e sono certo che loro si giudicheranno con grande serenità per quello che noi abbiamo dimostrato, per quello che abbiamo fatto e per quello che faremo. No!